Ciao a tutti, oggi sono contentissima perché mi è appena arrivato il mio pacco da creativamenteplotter.it. Innanzitutto ringrazio Simone perché è sempre disponibile, gentile e poi le macchine le ha prima di tutti gli altri. Comunque vi faccio questo video per farvi vedere quello che mi ha mandato e specialmente come è la Cameo 3, vedere le funzionalità che ha in più della 2, perché comunque chi ha usato la 2 sicuramente saprà usare anche la 3. Bene, ora scarto il pacco, come vedete è ancora incartato perché è arrivato proprio ora. Apriamo il pacco. Comunque sta spedendo le Cameo che erano state prenotate, adesso ne ha, so che ne ha tantissime da mandare. Wow! Ho messo anche questo che è il glitter nero. Vediamo qua. La scatola è diversa dall'altra. Questi sono materiali che avevo ordinato, non è dentro alla scatola. Adesso tolgo, poi vi faccio vedere anche quello che ho preso. Ok, allora, la scatola contiene prima di tutto il solito nostro tappetino uguale all'altro, vedete? Poi c'è l'adattatore, c'è una lama, questa è bianca, ve la faccio vedere, è diversa da quelle che avevamo, ma penso che comunque vada bene tutto quello che già abbiamo della Cameo 2. Vedete, questa è la lama. Questa è strutturata così. Poi dico, vi faccio il video perché ancora non so, questo è per spostarci con i numeri. Questo è per tagliare il vinile o se abbiamo rotoli di carta, quindi dobbiamo tagliare il pezzo che abbiamo fatto lavorato. Poi, come ho detto, questo va attaccato alla Cameo e alla luce e questo alla Cameo e al PC. Ora, tiriamo fuori la macchina. Bellissima, eh? Sembra un po' più grande dell'altra. Tolgo tutti i fermi.
Qui spiega. Ma è tutto in inglese io. Guardate com'è, bellissima, è un po' più grande della 2. Guardate com'è bella dentro. Qui abbiamo due guide, cioè dove metteremo una la penna, una la lama o due lame, insomma, un po' fa la funzione della curio. Infatti abbiamo la base blu e la base rossa, quindi deduco che anche nel software ci troveremo queste due opzioni. Poi lo vedrò quando installo attacco la macchina al PC. Poi è cambiata la levetta, il monitorino è lo stesso. Ora ripeto, è spenta, quindi non so come sarà da accesa, poi farò un video, vi farò vedere. Come ho detto, abbiamo un portalame. Poi guardate, ha un cassetto dove qui potremo mettere i nostri utensili della Silhouette. Vedete? Qui ci andrà quello per tagliare la lama. Poi si chiuderà così. Ah, qua per accendere, per attaccarli al PC. Io non vedo l'ora di usarla, vi farò subito il video. Io adesso la collego al PC e poi faccio le mie prove. Ah, è cambiato, sono cambiate anche queste. Mi piace tantissimo, guardate, credetemi, è bella. Bella, bella. Poi io nel mio pacco avevo preso, questi sono i timbri per fare i timbri. Come sapete io ho anche la Mint della serie Non facciamoci mancare niente. Poi ho preso il PixCam per la Curio e c'era il PixCam normale per la Cameo. Poi ho preso questo glitter nero, devo fare una scritta su una maglia rosa, gli metterò il mio logo di YouTube. Poi, altra novità, c'era questa penna qua. Questa penna qua si usa con la Mink. Vi ricordate il video che avevo fatto sulla laminatrice? Bene, allora io non avendo la stampante al laser, dovetti prendere dei fogli già stampati che li ha comunque Simone nel sito, il materiale apposta perché andava nella laminatrice. Questa penna qua, questa io riesco a scrivere perché fa la funzione del laser. Io ora ho comprato anche quella, però questa in pratica io scrivo a mano, c'è di bello questo che con la vostra scrittura laminate. Vi farò il video, si useranno sempre il foil e poi vi farò vedere come fare. Questa deve essere, anche questa è una novità e deve essere bello anche questo perché specialmente per chi non ha la stampante a laser e poi comunque anche chi l'avesse è utile perché possiamo fare a mano come quello che vogliamo e poi verrà stampato con il foil. Bene, questo è tutto, io spero, che vi abbia fatto piacere farvi vedere la nuova Cameo. Io ora dovrò trovare il posto perché questa mi sa che sia proprio più grande. Ringrazio ancora Simone. Come vedete, le macchine lui le ha, diciamo, abbastanza in fretta. Ha
Anzi, chi già le aveva prenotate le stanno ricevendo in questi giorni, quindi se volete comprare la silhouette andate su creativamenteplotter.it, ve lo consiglio. Poi, se siete le mie utenti o mi mandate un messaggio, vi faccio una sorpresa. Per ora è tutto e ci vediamo al prossimo video che sarà sulla Silhouette 3. Ciao!